BMW serie 1 Evo 87, integrazione monitor 10.25 pollici car kit, ok, recuperato l'impianto originale CCC, quindi la macchina aveva già uno schermo originale con navigazione di serie, che sarebbe questo qui, il menu originale con tutto ciò che avevamo prima, ok, trattenimento, FM, 329 62 61 635. Acquisto casa, scegli fra 60 cantieri, paghi con un piccolo acconto e un piccolo mutuo, e l'arredo è completamente gratuito. Chiama la Progedil, ripeto, Progedil. Ciao, sono Antonio Giuliani ed oggi vi racconto di come due giovani genitori hanno trasformato. Andiamo di nuovo sull'impianto car kit. È un 4 giga di RAM, 64 giga di ROM, octa-core, quindi il top. Va tutto gestito anche dai comandi originali, ok, eppure con il touchscreen. Praticamente abbiamo tutte le funzioni di un tablet Android, tra Google Maps, Google, cioè YouTube, navigazione, tutto quanto, Play Store. Ok, andiamo. Andiamo su musica dalla USB, tutto gestito anche dai comandi al volante. Questa è musica dalla pennetta USB, l'abbiamo passata qua dentro. Si torna. Video dalla USB, qualità HD. YouTube, abbiamo anche una schermata sportiva qui per moto. Qua cambiamo il colore volendo, schermata sportiva, sportelli aperti, fari accesi, freno a mano, qualche informazione in più. Maps, Roma. Roma. Comandi vocali Google. Navigatore offline, DAB, ADAS, telecamera anteriore se uno la vuole montare. Adesso ci abbiamo anche l'Android Auto integrato. Andiamo su Android Auto. Abbiamo il telefono,
e va gestito direttamente da qua, dai comandi originali, dal touchscreen. Ok, uno non deve mai toccare il telefono, questa funzione. Quindi in macchina è molto comodo, Spotify, YouTube Music, telefono, messaggi, playlist, tutto. Ok, siamo fuori. Ok, ecco qua di nuovo l'impianto originale, di nuovo Android, www.carkit.it.